Clarissa aveva solo 15 anni e lei, l'ultima vittima della strada nell'Aretino, è morta in seguito ad un incidente stradale con il suo scooter che è accaduto proprio in questa provinciale. Siamo a Pieve Santo Stefano, Val Tiberina, Aretina. Clarissa Burzi stava viaggiando nella provinciale 77, la Tiberina, che porta verso Sansepolcro. Erano da poco passate le 19 in questo tratto di strada, in località Le Salaiole. La ragazza ha improvvisamente perso il controllo del mezzo a due ruote. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe colpito prima un colonnino a bordo strada, poi ha sbattuto contro il cartello della fermata del bus. Nell'impatto ha battuto violentemente la testa sul posto ai sanitari del 118 e il Pegaso, ma per Clarissa non c'era più nulla da fare. È morta sul posto. A chiamare i soccorsi sono stati gli abitanti della zona. Io ho sentito il botto da dentro casa, mio fratello era sotto e ha sentito, abbiamo sentito proprio il botto. E niente, abbiamo chiamato subito il 112 che sono arrivati quasi subito, poi è arrivato anche il Pegaso. Assieme ai mezzi del 118 anche i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica della tragedia e che sono tornati sul luogo dell'incidente anche questa mattina. Sul caso indaga la procura di Arezzo, è stato aperto un fascicolo come da iter per omicidio stradale e sono stati sequestrati il motorino e il casco. Clarissa era una studentessa delle superiori, viveva a Pieve Santo Stefano con la famiglia. Tanti messaggi di cordoglio, il primo quello del sindaco di Pieve Claudio Marcelli. Vorrei esprimere a nome della comunità di Pieve Santo Stefano la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di immane dolore. Credo non esistano parole che possano in alcun modo lenire il vostro stato d'animo. Una tragedia che sconvolge un'intera comunità, una ragazza così giovane. Esattamente.